Ciao, riprendo da questa animazione che avevamo un attimo ripulito l'altra volta per aggiungere altri elementi. Allora, abbiamo disegnato prima, vediamo un piccolo riassunto, abbiamo disegnato una bozza che ora non ci serve più e quindi ho disattivato con l'occhio ed era disegnata a matita. Ora abbiamo usato i materiali definitivi e abbiamo disegnato su due livelli, su uno il pavimento che non cambia mai e ha un unico keyframe. Anzi, per qualche motivo vedo che ne ha un altro, non importa, posso andare a selezionarlo e cancellarlo, quindi potete in qualsiasi momento premere uno dei keyframe e cancellarlo. Ovviamente ho dovuto sbloccarlo, l'avevo bloccato. Quindi il pavimento è su un layer che rimane uguale dall'inizio alla fine, mentre invece la palla è su un layer animato. A questo punto l'onion skinning comincia a darmi un po' fastidio e lo disabilito perché non lo voglio vedere, insomma. Posso anche spostarmi in questa modalità di visualizzazione che è sicuramente più vicina al risultato finale. E allora, adesso rimane che questa animazione è a scatti. Perché è a scatti? Perché mancano alcuni dei keyframe in mezzo, ne ho disegnato solo quelli principali. Aver utilizzato l'edit mode e aver ricopiato la palla permette di avere la sicurezza che nel frame 1 la palla è questa, nel frame 3 la palla è sempre quella. E questo è un grosso aiuto perché posso chiedere a Blender di inventarmi il keyframe in mezzo. Questa cosa si chiama interpolazione, la posso fare se mi trovo in edit mode ed è questo strumento qua, interpolate. Tra l'altro notate che ha la scorciatoia Ctrl-E, quindi sarà quella che uso. Io ora mi metto in un fotogramma intermedio, premo Ctrl-E, mi dice che non ho delle interpolazioni da poter fare perché mi trovo ancora sul livello pavimento. Attenzione, mi devo spostare sul livello palla. E per quello avevo bloccato per fortuna a livello pavimento. Allora, se premo Ctrl-E, adesso spostandomi a destra e a sinistra, quando sto del tutto a destra, la posizione della palla nel fotogramma successivo, quindi il 3. Quando mi sposto del tutto a sinistra, nel fotogramma precedente, vedete che c'è scritto meno 100 oppure 100, 200 in alto a sinistra. Quindi guardate, se mi trovo al fotogramma 1, la palla si trova qui, al fotogramma 3 si trova là, al fotogramma 2 premo Ctrl-E e posso spostarmi e posizionare. Vedete, una palla in mezzo tra le due, decido io dove in mezzo. Quindi magari ora tra questa posizione e quest'altra mi metto qui a metà strada nel fotogramma 4, Ctrl E e posso posizionarlo qui al fotogramma 5. Se voi non fate niente, ve lo mette nella posizione a metà strada, diciamo tra i due, quindi vi suggerisce già la posizione migliore. Se però avete un motivo per andare più avanti o più indietro, siete liberi appunto di farlo con questo movimento destra-sinistra. Quindi vedete, è stato un bel vantaggio poter lavorare con la stessa forma, perché così Blender mi può aiutare a trasformare una forma in quella successiva. Ovviamente, appunto, deve essere la stessa identica forma, perché altrimenti non saprebbe come trasformare una cosa in un'altra. Quindi l'interpolazione funziona solo perché abbiamo utilizzato la stessa identica forma. Adesso se faccio play, come vedete, l'animazione è molto più morbida perché ho tutti i fotogrammi, tranne il 24esimo, perché appunto ho messo 24, ma ho disegnato fino al 23. Però nell'ipotesi che l'animazione possa continuare anche dopo, quindi diciamo possa ricominciare da dove era arrivata, esco un attimo dall'edit mode e questo è il risultato finito, molto più morbido. Non è venuta benissimo, insomma, bisogna magari ripulire un attimo il momento in cui fa squash e poi manca lo stretch nella parte alta, però i concetti spero di averveli mostrati su come funziona questa interpolazione molto facile nel momento in cui abbiamo lo stesso disegno prima e dopo. Grazie e alla prossima!